Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti a tutti e vediamo in questo video il segreto per toccare una donna nel modo giusto, 5 mosse che la fanno urlare. E allora, vediamo qual è il segreto per toccare una donna nel modo giusto. Allora, intanto dobbiamo tenere presente che, molto importante, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, metti un like se il video ti piace, ovviamente, e condividi questo video con i tuoi amici così da farlo girare su YouTube. E veniamo a come toccare una donna nel modo giusto. Allora, intanto è da tenere presente che per una donna e un uomo ci sono differenze, quindi una cosa fondamentale per te è, diciamo così, creare la giusta atmosfera. E la giusta atmosfera la crei prima di toccarla, quindi creare una tensione mentale, quindi saper stimolare un po' quelli che sono i suoi turbamenti attraverso la comunicazione, attraverso il dialogo. Cercare di capire, magari anche nelle chat, così, quali sono i suoi turbamenti per creare tensione emotiva. Potresti prenderlo un po' in giro, utilizzare l'ironia, farle vivere magari un po' di disistima, farle vivere un po' di possibile rifiuto, amplificare quelle che sono le cose che in qualche modo la possono, diciamo, far, come possiamo dire, fargli creare tensione emozionale fondamentalmente, perché una donna deve caricarsi e poi pilotare un po' sulla sessualizzazione anche della conversazione, ma in modo molto soft, molto elegante, farla proiettare anche lì, farle vivere e capire quali sono le sue fantasie. È fondamentale. D'altra parte, poi fisicamente, quando sarà il momento, devi aiutarla anche a rilassarsi. Cioè, le donne reagiscono molto intensamente all'ambiente circostante, quindi crea uno spazio quando la vedrai confortevole, rilassante, con una musica soft, con luci, profumi o altri stimoli sensoriali, fondamentalmente. Può essere utile accendere dell'incenso. Insomma, queste sono tutte cose molto importanti che servono, diciamo, a preparare una donna. Insomma, stimola tutti i suoi sensi nella seconda parte, insomma, la vista, l'olfatto, quindi anche tu non devi puzzare come un caprone, fondamentalmente, il gusto, l'udito, il tatto. Deve avere un alito positivo e diciamo un po' inizia con un gioco, diciamo di preliminari anche a distanza. Anche le donne hanno un aspetto comunque visivo, anche se gli uomini sono prevalentemente visivi. Comunque anche le donne, insomma, un nido d'amore gradevole ha comunque un effetto benefico. Mantieni le luci soffuse, gli uomini magari vorrebbero più luminosità, le donne talvolta preferiscono, diciamo, mantenere le luci un po' più soffuse. Ovviamente gli odori possono attrarre, ma possono anche respingere. L'olfatto è uno dei nostri sensi più primitivi, quindi è molto importante utilizzare una fragranza, un profumo che possa essere valido. Diciamo, non è che devi utilizzare i ferormoni, però insomma, puoi usare un profumo che in qualche modo possa essere il migliore per te. Ovviamente non devono essere profumi pesanti, questo è un punto fondamentale, ma è molto meglio, diciamo, qualcosa di più tranquillo. Puoi anche versare degli oli essenziali, diciamo, su una candela. Anche il profumo dell'ambiente è molto, molto importante da questo punto di vista, perché serve. Ovviamente la pulizia è fondamentale. La pulizia della bocca, la pulizia del corpo è data per implicita, però
Diciamo, molti uomini non sono in grado di gestirla, non sovrapponete troppi sapori, perché altrimenti non funziona. Quindi è molto importante anche l'udito. Le donne sono molto uditive, quindi parlarle, raccontarle, parlarle nell'orecchio è fondamentale, mantenendo un volume basso, non devi urlarle nell'orecchio. Anche una musica di sottofondo può essere utile. E poi il tatto, devi iniziare a toccarla. Il senso del tatto, diciamo un po' il collegamento tra la mente e il corpo. Le donne reagiscono come quando vengono toccate, quindi inizia da contatti delicati sulla schiena. Sono un po' come un gatto, passando ad esempio le mani sulla schiena le fai inarcare, quindi il contatto fisico, deve partire veramente come soft. E andare a toccare alcune zone erogene che sono il collo, la schiena, ma anche le braccia e le spalle, alle donne piace molto. Poi iniziare, diciamo, a dare piccoli baci sempre su queste zone, spalle, collo, schiena, in modo molto soft, partendo veramente in modo graduale per piano piano risvegliare le sue zone erogene, quindi baciandola, toccandola, stuzzicandola, diciamo che il relax e le coccole leggere la predispongono. Poi puoi capire, cercare di capire qual è la cosa fondamentale per sedurla, per farle vivere. Quindi, se nella fase preliminare, diciamo, hai capito quali sono fondamentalmente i suoi. Le sue fantasie potrai riagganciarla attraverso il meccanismo degli ancoraggi emozionali, ad esempio parlando in questo modo. È molto importante poi baciarla. In genere una donna non c'è niente di più provocante del potere inebriante di un bacio, che devono essere esperiti in diverse modalità, ad esempio può essere lungo, appassionato, ma anche piccoli baci sulle labbra è fondamentale. E poi, sempre utilizzando il bacio, baciare, ad esempio, molte donne trovano molto molto interessanti e eccitanti il bacio sui capezzoli, fondamentalmente. I baci sui capezzoli possono essere molto molto erotici. Alcune donne possono invece provare fastidio. Qua devi iniziare anche qua in modo delicato. E poi la suzione, ad esempio, del capezzolo può essere veramente molto eccitante perché comunque le donne hanno questa maternità, diciamo, quando allattano un bambino, e ovviamente quella deve essere una situazione piacevole per le donne perché, come dire, è fondamentale che una donna trovi piacevole allattare un bambino, altrimenti magari non lo farebbe. Quindi la suzione, come se volessi succhiare il latte, con qualche piccolo mordicchiamento, magari delicato, può essere veramente molto eccitante per alcune donne. Ovviamente devi cercare di provare fondamentalmente, però sono delle cose che sono da sperimentare. E poi, ovviamente, quando passi, diciamo, magari al contatto fisico vero e proprio, alla zona più calda, devi anche qui iniziare delicatamente e riuscirai a capire, insomma, dalle sue reazioni quanto piacere le dai. D'altra parte, mentre esplori altre parti, puoi tranquillamente continuare, ad esempio, a baciare il collo, ad abbracciarla, a baciarla sul collo, insomma, a mordicchiarla, ad esempio, sul collo o nella zona della nuca, che è un altro punto molto importante, o sulle spalle. Ovviamente, quando capisci che insomma, è predisposta a un ingresso, magari inizi a sfiorarla, a toccarla, provando ad entrare più dentro fondamentalmente. E questo devi tenere presente che all'interno, diciamo, della vagina ci sono fondamentalmente due punti che sono fondamentali, che sono la clitoride. Alcune donne però patiscono ovviamente un contatto diretto, quindi la stimolazione è meglio che avvenga attraverso le labbra, attraverso il cappuccio e il clitoride, senza forzare direttamente. Poi riuscirai variando un po'.
E poi c'è il famoso punto G che si trova all'interno della vagina, nella parete superiore della vagina, a qualche centimetro, non è tanto in profondità, diciamo. E qua il gesto che ti consiglio è come chiamare il micio in questo modo. Una volta che è entrato il dito, agendo in questo modo, riesci, variando un pochettino le cose, a stimolare il punto G. E poi ovviamente la cosa fondamentale è capire dai suoi feedback se sta provando piacere o meno, insomma, stuzzicandoli in questo modo riuscirai a farla tra virgolette urlare, insomma, a creare dei preliminari perfetti per poi darle magari il piacere o attraverso la penetrazione o attraverso in altri modi, insomma, come preferisci, però. Secondo questa sequenza è una delle modalità migliori per generare veramente piacere intenso a una donna. Metti un like se il video ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici. Bene, ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella. In questo modo potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, basta che clicchi sul tastino Abbonati, vicino al tastino Iscriviti.